Benvenuti in questo nuovo video. Siamo appena tornati dal weekend di Pasqua che abbiamo passato in Toscana. È stato un weekend di relax, buon cibo e famiglia. Non abbiamo particolarmente vloggato, ma qualcosa ho filmato, ve lo metto qua. Bonjour, oggi è Pasqua. Buona Pasqua. Buona Pasqua. E insomma, cura. Sì, non so, dai. E allora, è Pasqua e in più è stato anche il compleanno di nostra nipote. Quindi, siccome oggi ci incontriamo tutti a pranzo, happy family, vogliamo organizzare una caccia alle uova dove il regalo finale, cioè dove la scoperta finale è il regalo, i regali. E non l'avo di cioccolato, già questa è una cosa molto triste. Però tanto ce n'è di uova al cioccolato, quindi dobbiamo organizzare la caccia al tesoro e vogliamo farla un po' divertente. Bene, quindi andiamo di rime. Sì, tra parentesi, guardate che penna meravigliosa che ho trovato. È lo scettro di Sailor Moon. Cioè, ho deciso. Sì, è perfetta. Ho deciso che è lo scettro di Sailor Moon e mi potrei trasformare da un momento all'altro. Anche se io in realtà sarei Sailor Mars. Oh, che tesi, per favore. Poi due. Andiamo avanti. Due, cosa trova? No, questo è troppo presto per farglielo trovare. Ma chi è? Regalino, l'abbiamo preso in Thailandia. Ok, addirittura due regalini. Ok. No, no, va bene, ha voglia, non povera, mi ricordavo. Povera nipote. No, che scelta. Ma primi, è caccia al tesoro. No, senza la caccia. No, questa è la reinterpretazione nostra della caccia alle uova di Pasqua. Non finiremo mai. Ma no, ma non sono d'accordo. Te devi reinterpretare una tradizione. Sì, ma le metti, cioè, vabbè, allora, il primo indizio. Vai. Dentro il presepe cosa trovo? Anche nulla. L'ovetto. Quindi facciamo una rima sull'ovetto. Ok. Buono l'ovetto, ma ti aspetta qualcosa a letto. Cosa? Brava, il primo indizio hai trovato è un uovo di cioccolato. Trovato cioccolato? Vabbè, vai, scrivi intanto questo. Ancora. No, ora cosa... corri in camera. Amore, ciao Luna, ti sei sentita presa in causa. Può andare, allora lei può andare in camera sua dove hai giochi. Ho trovato, cerca magari di fare le rime però con sopra sotto possibilmente, se no. Comunque vabbè, si capisce. Ma questo lascialo fare, è andato. Ora corri in corri in camerina. Troverai una sorpresina. Bello. Ma neanche qua? Sì, gli dico di andare al presepe. Dai, non rompere. Oh, no, io l'ho fatto bene. Qua. Sì. Il primo indizio trovato è un uovo di cioccolato. Ok. Quindi, volendo. Ok, hai ragione, vai. La caccia non è finita, ora corri. No, ora continua la partita. La caccia non è finita. Prosegue. Un attimo, sono alla come pensi che io possa scrivere così veloce? Ma tutto bene? È che non mi torna come rima. Allora cosa vuoi scrivere? Ma ti torna a te. Ma la sì. La caccia non è... finita. Prosegue la... continua la partita. Ma sì. Vabbè. Ma non è che siamo poeti, cioè... Speravo che Dante mi illuminasse un po' più di me. Sì. A parte non è Dante di mezzo. Guarda, non ho idea. Chi è che illumina di mezzo? Io sto pensando a sta roba. Mi illumino di mezzo. Ti illumini? Ma che ti illumini? Mi illumino Leopardi, no? Può essere, lo direi. Ungaretti. Ungaretti, ignorante. Ma come, io non ho Mattina di l'italiano. Giuseppe io non ho mai studiato l'italiano. Ungaretti. Analisi e commento del testo. Ti ricordi quando c'era l'analisi e il commento del testo? Delle poesie non le fa. Torna in salotto. Dove troverai il bel malloppo. Beh, perfetto. Però glielo facciamo trovare sul tavolo. Vai, vai, vai. Tanto vai. Lei è in camera. Sì, esatto. Ok. Bravi. Qui ci serve un ovetto. Possiamo migliorare con le rime. Dobbiamo impacchettare il regalo. Anche solo per la presenza. Vai a prendere un sacchetto per fare il regalino. Vado a prendere un sacchetto. L'ha detta al sacchetto.
pronta per l'estate e la Madonna. Cosa vogliamo? Sei il re del ciclo comunque, ma sono tutti natalizi. Sti pifferi, cioè, chi se ne frega. Ecco, hai preso l'unico uscino che non ha un senso. Ma dai, sta porta carta da regalo. Questa! Oh, Peppa Pig, sarà questa è super bella. Riciclata da un suo regalo. Vai. Ma non ci sta questa, ma come fa a starci qui dentro? Ci sta perfetto, Jimmy. Ma te hai le proporzioni? Ma guarda. Non hai mai fatto un regalo. Sì, comunque questo basterebbe girarlo. Visto, non serve. Alla faccia del malloppo, almeno un sacchetto sembra un malloppo. No, dai, è più bellino questo. Dai, prendi un sacco, prendi uno scotch. Ok, chiudi. Indo è un cedo nulla, ci sono senza occhiali. Gli occhi mi sono lavato. Non male che non hai gli occhiali. Facendo un pacchetto di cibo. Sì, è vero. No, te hai fatto. Ma cosa stai facendo? Cosa? Non si deve mai vedere il rosa in un pacchetto di regalo. Non ti preoccupare, rimane sotto. Ma dimmi, hai rotto tutto. Non ho rotto tutto, ho rotto la carta bianca sotto. Tanto non si vede, hai visto? Magia. Papaglia. Cosa sono queste alette? Non lo so. Le alette cosa sono? Un attimo Jimmy, dai, mi stai mettendo... Facciamo l'ultimo bigliettino, il pacchetto regalo, la zia l'ha fatto. Si vede. Lo zio non ne vuole atto. Non vuole essere incolpato. La zia... Il regalo la zia ha incartato e lo zio non vuole essere incolpato. Oh! Dai però, vai, quella gliela dici a voce. Segnatela. Essere geniale. È un pacchetto bellissimo. Ok, secondo me la mia giornata sarà tutta a rime. Oddio, cosa scatenato. Ci ho avuto un'ora. Un fiocchetto non abbiamo trovato, sono stato un po' sfortunato. Vai, dobbiamo sistemare tutto. Non voglio rovinare. Ora siamo tornati e come prima cosa stiamo un pochino liberando, svuotando, non le valigie perché quelle richiedono molto più sforzo, ma sacchetti, sacchettini, cose extra. E stiamo iniziando a sistemare qualche cosa che abbiamo acquistato mentre eravamo giù in Toscana. Siamo andati al centro commerciale, abbiamo fatto un po' di shopping da centro Primark. Centro commerciale, i gigli. Yay. Siamo stati da Primark e abbiamo trovato nel reparto casa tantissime cose bellissime, tra cui questo vaso, cioè ditemi se non è una meraviglia. Ah, adoro profondamente, c'ha delle chiappette, ragazzi, delle chiappette stupende. E adesso ci voglio mettere, infatti per questo ho iniziato a vloggare. Aspetta, fammi togliere questo che... Sono tornata a casa e ho trovato delle melanzane in decomposizione, quindi ho dovuto agire subito. E qua ci vado a mettere la lavanda, quella che ho comprato al mercato l'altro giorno. Bisognerebbe un po' tagliarla, secondo me. Possiamo farlo. Aspetta. Era ovvio che doveva arrivare lui a fare le cose fatte per bene, perché io le faccio no, male. Vai, taglia qua. Poco sopra il mio dito, non il mio dito. Via. No, lì, un poco po sopra, giù, ho detto proprio, l'ho già fatto. Cioè il dito, sta attenta, dai. Vai su quel dito. Ti ho detto fallo lì, non è che lo faccio a caso. Vada. Ho già fatto i calcoli. Questo è troppo corto. Ecco. Te l'ho detto che non erano tutti uguali. Oh. Che carino. Preciso. Metti l'altro. Dai, è meraviglioso. Ma hai visto che chiappette c'ha lei? Questa scuota proprio, scuota cioè con questa un è drago. Proprio Bloomwell, donna, fiori, un'esplosione, è meraviglioso. Questo è stato il primo acquisto. Secondo acquisto, allora, noi qui abbiamo la vasca, lo sappiamo benissimo, ci abbiamo lavati i piatti per mesi, quindi yuppidu vasca. Ho fatto la vasca una volta e mi è piaciuta l'idea di avere questa asse, di legno dove appoggiare non questa roba, ma un libro, eccetera. E lì, sempre da Primark, abbiamo trovato lei. Vada, agisca, ce la mostri.
Bella, perfetta, neanche da allungare. No. E i che fa, dai, raccontaci. Ok, va bene, andiamo a raccontare il tutto, giriamo la parte giusta. Allora, abbiamo un comodissimo supporto per libro o tablet, Kindle o altro. Questa bacchetta magica io non capisco perché e ho anche paura per cosa possa essere. Perché? Non lo so, sto scherzando. Vabbè. Ah, una roba figa che io non sapevo, non abbiamo il bicchiere, ma qua c'è lo spazio per mettere la base del bicchiere. Del calice. Del calice, quindi esatto. Sta da Dio, sta lì, fermo. Lì, sapone, telefono, non lo so, insomma, idealmente abbiamo un setup perfetto per fare la vasca. Faremo mai la vasca? Mai. Tu l'hai mai fatta? Mai. Mai, io una volta. No, l'ho fatta le prime volte, dai, le prime volte, ma non con l'intento di fare un bagno rilassante. Quando? Hanno fatto più vasche i piatti che noi. No, qualche volta l'ho fatto, magari se non mi entri dentro la fotocamera. Ciao. Io l'ho mai fatto. Super proud del nostro angolino TV ora, cioè, questi fiori secchi gli danno un bel tocco, un bello stile, ma lei è meravigliosa, meravigliosa. Se mi conoscete saprete che io amo il tè, bevo la mattina, anche nel pomeriggio a volte e sempre dopo cena, anche d'estate, sì, tisane in realtà, neanche tè. Tanto che, allora, io compro le bustine per praticità, comodità, eccetera, però spesso quando viaggio magari mi capita di comprare delle buste con i tè, con i fiori dentro, la frutta, eccetera. L'ultima volta stavo osservando uno di queste tisane, uno di questi sacchettini, e ho riconosciuto tanti ingredienti che effettivamente sono presenti nella mia dispensa, quindi ci provo, ok? Ci provo, vediamo che cosa succede. Gli ingredienti che ho e mi sono messa a disposizione sono, appunto, la menta in foglie. Poi qui ho questo, non so se userò, questo Shoko Tea, quindi è un mix di gusci di cacao, liquirizia, pezzi di cannella, carruba, pezzi di zenzero, chiodi di garofano, semi di cardamomo, grani di pepe nero. Quindi è già un mix di tè, quindi tendenzialmente so già che andrà bene, al gusto di cioccolato, un po' speziato, mi piace. È un po' fortino, quindi vediamo se riesco un po' a rinfrescarlo con fragole, perché ci mettono sempre questa frutta in pezzi, quindi why not fragole. E c'ho anche le mele, però ora non mettiamo troppa carne al fuoco, Silvia. Per renderlo ancora più cioccolatoso ci metto un po' di raw cacao nibs. Praticamente verrà una cioccolata invece di una tisana. Ditemi se non sembra una di quelle tisane che ti vendono a 50 euro al sacchetto. Le fragole mi hanno fatto venire voglia di far merenda, quindi yogurt, fragole e cereali. Allora, il colore di tè tisana l'ha preso, quindi ora l'assaggiamo. Il profumo promette bene. Buono. Cioè, mi aspettavo qualcosa di più, wow, buona. Forse come qualunque altra tisana, quindi è positivo. Assaggiala, dimmi cosa ne pensi. Profumo raffinato. Tieni il gatto, sennò ti vola addosso. Dai, non brucia. No, mi fa ridere, tieni il gatto, sennò ti vola addosso. Non mi lascia quel. Dai, com'è? Ovvero, cioè, è buono, molto buono. È molto buona. È buona. Però, buona. Non meno di tante altre. Esatto, cioè niente di. Non farò tipo. Oh my god, non ho mai assaggiato niente di. Ma non sfigura, il sapore è molto. È normale, cioè è buona.
Quindi, cioè, essendo un esperimento, è positivo. Molto positivo, no? Continuiamo a lavorare e io inizio a leggere il libro del mese di Bloomwell, perché, come avevo già detto in un altro vlog, noi abbiamo il book club, cioè ogni mese io e Vale decidiamo un libro da leggere, tendenzialmente è un libro che magari lei già ha iniziato a leggere o io ho già letto e sto iniziando a leggere, insomma, dei libri che ci ispirano, e li condividiamo con la nostra community e poi a fine mese facciamo una diretta. E l'ultima volta l'abbiamo fatta proprio con lo scrittore Paolo Borzacchiello di La Parola Magica, e se no più sciallo, facciamo una diretta fra di noi con le ragazze e parliamo del libro del mese e dei sentimenti, dei pensieri, delle emozioni che ci hanno scatenato. Questo è la lettura, io la inizio un po' tardi, la inizio oggi che è l'11 perché avevo un altro libro da leggere. Vi parlerò di quell'altra serie di libri che sono più libri da sotto l'ombrellone e meno magari cervellotici di questi, però hanno comunque anche quelli dei bei messaggi. Comunque ne parliamo in un altro video. Il libro di questo mese è Le coordinate della felicità di Gianluca Gotto e mi ispira tantissimo perché è ambientato in Thailandia, quindi sì, ci voglio ritornare. Vabbè, è un altro discorso, un altro ancora. Libro del mese, ok, ciao. Io riesco a parlare, scatenare un discorso legato all'altro. Potrei parlare ore, ragazzi, senza fermarmi. Sì, anche sì. Perché pensavo parlassi con me, invece stai parlando ancora alla fotocamera. Sì, parlo con voi. Che tieni?